Bene, buongiorno a tutti. Oggi ci concentreremo su un argomento molto interessante per gli appassionati di lettura, ovvero ci chiederemo quali sono stati i libri più venduti al mondo nella storia. Allora, ci sono alcune precisazioni intanto da fare, perché è molto difficile intanto stilare una classifica veritiera ed omogenea su i libri venduti nella storia, in quanto le cifre non sono sempre attendibili o non sono sempre esatte, in particolar modo per i libri religiosi. Visto che comunque sono stati stampati sempre per più di 500 anni e soprattutto sono stati stampati da tantissime case editrici anche recentemente. E quindi sono cifre un po' particolari quelle sui libri religiosi, sui libri che sono stati scritti pre-800-900. Quindi diciamo che separeremo le classifiche dei libri più venduti. In un primo momento faremo la classifica dei libri più venduti in assoluto, anche se le cifre non sono proprio attendibilissime. Poi ci attenderemo invece ai libri più venduti più recenti, ovvero quelli dall'800-900, in cui le cifre invece sono un po' più verificate e un po' più giustificate. E poi invece ci confronteremo su quali sono stati le serie di libri più vendute nella storia della letteratura, in quanto non sono assolutamente simili ai bestseller, ai libri singoli. Bene, allora incominciamo. Quindi la prima classifica che faremo è quali sono stati i 5 libri più venduti come stima in assoluto nella storia, anche se appunto, come dicevo prima, non sono sempre attendibili le fonti sui numeri veri, le cifre vere delle vendite. Allora, in assoluto il libro più venduto nella storia, a quanto pare, ci sembra anche normale, è un libro religioso, molto conosciuto da tutti, direi, ed è la Bibbia, la Sacra Bibbia, il libro religioso per eccellenza per la religione cristiana e per la religione ebraica. Non poteva essere altrimenti, d'altronde, in quanto proprio la parola Bibbia significa letteralmente libri, quindi è quasi giusto che la Bibbia sia in assoluto il libro più venduto al mondo. Allora, la stima sulle cifre delle vendite direi che è molto particolare. Alcuni parlano di 4, altri 5, altri 6, addirittura miliardi di copie. Diciamo che tenendo una via di mezzo sono state vendute circa 5 miliardi di copie della Bibbia. Appunto, è molto difficile stimarle in quanto praticamente qualsiasi casa editrice ha pubblicato almeno una versione della Bibbia. Una piccola curiosità sulla Bibbia è in assoluto il libro stampato con la tecnica dei caratteri mobili, il primo in assoluto stampato con questa innovazione tecnica della seconda metà del 400 di Gutenberg, come molti sapranno, nel 1455 per la precisione Gutenberg stampò la prima versione della Bibbia a caratteri mobili, mentre in Italia arrivò un qualche decennio successivo, ovvero intorno al 1471, la prima versione della Bibbia stampata con questa nuova tecnica, per opera di Vindelino da Spira. E in assoluto la Bibbia di Gutenberg è tra i libri più costosi al mondo in questo momento. Si stima che abbia un valore circa di 10 milioni di dollari ogni singola copia, e ce ne sono circa 48 sopravvissute. Più che altro sono proprietà di musei o di enti pubblici benefici o di biblioteche addirittura. Comunque in assoluto è tra i libri più costosi e più rari della storia della letteratura. Per quanto riguarda invece il secondo libro stimato più venduto nella storia è in assoluto il libretto rosso di Mao Zedong o Mao Zedong, dipende dalle pronunce, da come si vuole riconoscere questo grandissimo e importantissimo personaggio della storia. Il libretto rosso ha venduto, stimato, circa 800-900 milioni di copie. È quindi in assoluto il secondo libro più venduto della storia. E tra l'altro nelle scuole cinesi è quasi un libro di testo obbligatorio, anche se non è riconosciuto obbligatorio proprio dal sistema di istruzione, però praticamente tutte le scuole cinesi lo adottano. E perché? Perché è una serie di racconti dello stesso Mao Zedong.
Quindi è molto importante per la Cina far conoscere questo importante scritto. Libretto rosso si chiama così, intanto, un'altra piccola curiosità, semplicemente per il colore della copertina, ovvero quando fu pubblicato in Occidente, sia per il colore della copertina, sia perché era molto simile ad una giacca tipica cinese, fu chiamato proprio Libretto Rosso, questa raccolta antologica degli scritti di Mao Zedong, e quindi da allora prese vigore questo nome e si conosce proprio così, Libretto Rosso. Qual è invece il terzo libro più venduto nella storia? Quindi sul podio è un altro libro religioso, non poteva essere altrimenti. Ricordiamo come praticamente i libri religiosi siano, come avevo detto precedentemente, i libri più venduti in assoluto. Al terzo posto, come dicevo, c'è il Corano, il libro sacro della religione islamica, musulmana, è in assoluto il terzo libro più venduto della storia, anche qui si dibatte sulle cifre, diciamo circa 600 milioni di copie sono state vendute del Corano, altri parlano di 700-800 milioni, comunque veramente molto, molto, ce ne sono state veramente tante, sia di versioni sia appunto di vendite. Al quarto posto invece nella classifica dei libri più venduti nella storia c'è invece un libro molto più leggero, ecco, da questo punto di vista, è molto più divertente, ovvero Don Chisciotte. Il Don Chisciotte della Mancia di Cervantes ha venduto circa 400-500 milioni di copie, anche qui si dibatte sempre sulle cifre, mentre al quinto posto c'è un libro molto particolare perché non è proprio un libro, ovvero è un dizionario. Al quinto posto tra i libri più venduti della storia c'è il dizionario di cinese, con circa 400 milioni di copie vendute, quindi è un record molto particolare da questo punto di vista. Ora invece ci concentreremo, come avevo detto precedentemente, su quali sono stati i libri più venduti recentemente, ovvero quelli che vanno partono almeno dal 1800-1900, perché, come avevo detto prima, questi libri hanno cifre più riconosciute, più veritiere, più verificate dal punto di vista esclusivamente delle vendite. Quindi, qual è stato il libro recentemente più venduto nella storia? È un libro molto, molto bello, tra l'altro, ed è un libro di Charles Dickens, Racconto di due città, la cui prima edizione è del 1859, che ha venduto circa 200 milioni di copie. Al secondo posto c'è un libro invece molto più recente, fantasy, da cui sono nate poi una saga di film molto, molto interessanti, ovvero Il Signore degli Anelli di Tolkien, la cui prima edizione è del 1955, ha venduto circa 150 milioni di copie, altri parlano di 170-180, comunque è sicuramente al secondo posto tra i libri più venduti recentemente dal punto di vista temporale. Al terzo posto sul podio si piazza un libro meraviglioso che moltissime scuole anche in Italia adottano come libro di testo da far leggere sia ai bambini sia anche quelli un po' meno piccoli, ovvero Il Piccolo Principe di Saint-Exupéry, Antoine Saint-Exupéry, un libro, come ho detto, bellissimo, la cui prima edizione è del 1943, quindi in piena Seconda Guerra Mondiale, che ha registrato una vendita circa di 120-130 milioni di copie, altri parlano di 140-150, comunque queste sono più o meno le cifre, e si piazza quindi al terzo posto in assoluto tra i libri più venduti. Al quarto posto c'è invece il primo libro giallo, i famosi thriller, un giallo famosissimo di Agatha Christie, non è di Poirot, ma è di Dieci piccoli indiani, anch'esso un libro frenetico, meraviglioso per chi vuole leggerlo, la cui prima edizione è del 1939 e ha venduto circa 100 milioni di copie, 100-110 milioni di copie. Al quinto posto, tra i libri più venduti, c'è un altro libro molto interessante, ovvero Il sogno della camera rossa, la cui prima edizione è del 1972 e ha venduto circa 100 milioni di copie anch'esso. Al sesto posto, invece, si piazza un altro libro di Tolkien, un altro libro fantasy molto molto interessante anch'esso, da cui sono nate appunto un'altra saga cinematografica,
Come avete capito, è l'Hobbit, sempre di Tolkien, è la prima edizione del 1937, quindi precedente al Signore degli Anelli, ci tengo a precisarlo, e anch'esso ha venduto circa 100 milioni di copie, più o meno, 90-100 milioni di copie, questi sono i dati. Abbiamo finito quindi la classifica dei singoli libri più venduti in assoluto, ci tengo a precisare che il libro scritto da un italiano più venduto nella storia recente è Il nome della rosa, un libro splendido di Umberto Eco, che ha venduto circa 50 milioni di copie, quindi non si piazza assolutamente neanche tra i primi 10, neanche tra i primi 20 libri in assoluto più venduti nella storia recente, però è comunque un libro meraviglioso che merita tutta la stima e tutto il riconoscimento del caso. Ora invece ci concentreremo, come avevo detto, sulla terza classifica, un po' più particolare, ovvero quali sono state le saghe di libri più vendute nella storia. E al primo posto si colloca una saga molto particolare, una saga gialla, una saga thriller, ovvero le saghe di Maigret. Maigret è un personaggio ideato da Simenon, molto molto interessante. Sono state pubblicate più di 75 romanzi di Maigret e hanno venduto più o meno circa 850 milioni di copie. Alcuni parlano di 853 per l'esattezza milioni di copie. Comunque in assoluto hanno venduto veramente tantissimo nel mondo. Al secondo posto invece si piazza un libro molto più recente, un altro libro fantasy, ovvero gli Harry Potter. Le saghe degli Harry Potter sono in assoluto al secondo posto tra le saghe di libri più vendute nella storia, con circa 450 milioni di copie, altri parlano di altre cifre, addirittura 500-600 milioni di copie, comunque sempre al secondo posto, sia perché sono ancora in circolo comunque, sia perché in alcuni stati non sono ancora stati resi noti le cifre più corrette, più esatte sulle vendite di Harry Potter, che sono 7 libri, ricordiamo. Al terzo posto invece tra le saghe più vendute nella storia ci sono i Piccoli Brividi, che molti della mia generazione avranno letto, sono circa 62, più quelli che sono pubblicati recentemente, visto che sono ripresi ad essere pubblicati, Piccoli Brividi, sono romanzi, piccoli romanzi brevi, gialli, thriller, e hanno venduto circa 300 milioni di copie, quindi veramente molto, molto. Al quarto posto invece tra le saghe di libri più vendute ci sono i Perry Mason, come molti avranno visto i telefilm, invece ci sono anche i libri di Perry Mason, molto interessanti, ne sono stati pubblicati circa 82 e hanno venduto anch'essi 300 milioni di copie, quindi veramente molto. Mentre al quinto posto in assoluto tra le saghe di libri più vendute al mondo ci sono gli Orsi Berenstain, una saga molto particolare, scritta dai fratelli Berenstain, che ha venduto circa 260 milioni di copie e ne sono stati scritti più di 300, oltre 300, quindi veramente molti. Bene, con questo abbiamo concluso l'argomento sui libri e ci rivedremo poi nei prossimi video. Un saluto a tutti.